Benvenuti sul canale amici, io sono Denis. Nel video che vedrete tra poco, ho registrato durante un'uscita di qualche settimana fa, vi parlerò dei pasti pronti della Adventure Menu, una prelibatezza per escursionisti dalla Repubblica Ceca. Buona visione! Adesso ha smesso di piovere, c'è solo qualche scroscio di tanto in tanto e è il vento che scuotendo le fronde degli alberi fa cadere la pioggia che su di essi si è depositata, quindi per adesso me ne sto sotto al mio tarp e me ne sto all'asciutto e ne approfitto per fare pranzo. E a pranzo appunto mangerò un MR civile, una della Adventure Menu, che mi è stata mandata da il negozio cecoslovacco My Military Stories. E si tratta di un pasto umido, quindi che potrebbe essere anche consumato così com'è, senza scaldarlo, non necessita di acqua, oppure può essere scaldato mettendolo a bagnomaria, usando le apposite bustine e gli appositi scaldini. Ci sono diverse modalità. Si tratta di prodotti realizzati nella Repubblica Ceca. Esistono sia i menù, i pasti umidi, questi come questo qui, che nello specifico dovrebbe essere un ragù di cervo, e esistono anche poi quelli invece disidratati, come tanti altri, in cui va poi aggiunta l'acqua calda, aspettando perché appunto si reidratino e diventino quindi mangiabili. Le pietre si sono accese, metto sopra la mia gavetta. Sì, è calda. Guardate che boccone di ciccia che c'è dentro. E non ce n'è uno, ce n'è diverse. Anzi, sono tutti bocconi di ciccia grossi così. Quello che è una delle altre cose che mi piace dell'MR è il fatto appunto che puoi mangiarli direttamente dalla busta senza dover sporcare la gavetta, che qui sulle colline dentro terra del litorale toscano, dove c'è poca acqua, è comodo perché appunto non ho poi la problematica di dover lavare la gavettina. Buono, si sentono le verdurine, la carne sembrano più polpette. Buono. Allora, qui abbiamo 400 grammi di pasto per 594 kilocalorie, di cui 18,4 grammi di grassi, di cui 6,4 saturi, ci sono 71,2 grammi di carboidrati, 35,2 grammi di proteine, e è un bel po' di proteine, tra carboidrati e proteine mi sembra che siamo messi abbastanza bene rispetto alle razioni militari. È probabilmente, anzi è più gustosa. Il neo, che ho solo questo pasto, non ho nient'altro, non ci sono snack, non c'è pane, non ci sono cracker. Noi prendiamo ad esempio le MR statunitensi, che non sono buone come queste, no, meglio, il gusto non è così gradevole.
Dentro hanno snack, hanno la tortina, hanno la tortilla, hanno i crackers, le caramelle, i sali per idratarsi, le bevande per farsi la bevanda calda, il caffè piuttosto che la cioccolata. Quindi, al di là di mangiarla, di mangiare il pasto principale, abbiamo poi la possibilità di spiluccare anche, magari, nelle ore prima, nel pomeriggio o nella mattina, dipende da quando abbiamo mangiata, o nel dopo cena. Quindi, a parità di prezzo, forse le altre risultano più complete. A parità di prezzo, ma le MR costano care come il fuoco. Diciamo che comprate negli store, nei negozi, effettivamente costano care. Se bazzicate i gruppi Facebook o le pagine Instagram giuste, potete trovare delle offerte interessanti di persone che vivono generalmente in Europa dell'Est, Germania, Olanda, non chiedetemi come fanno a recuperare le MR, e quelle americane riuscite, diciamo, a portarle via per sul pacco 11, magari 12 euro più la spedizione. E questi pasti di Adventure Menu più o meno costano la stessa cifra. Inoltre le razioni, ad esempio le MR statunitensi, ma anche le altre, hanno un apporto calorico nettamente maggiore. Qui abbiamo circa 600 kcal, le MR, quelle che durano, quelle che coprono 8 ore, danno generalmente intorno alle 1200 calorie, arrivando quindi a coprire un fabbisogno di 2400-2500 kcal mangiandone due. Se ne si mangia tre, ovviamente è maggiore. Qui per arrivare a 2000 calorie, chilocalorie, dovrei mangiarne almeno 4 con un costo nettamente maggiore. Comunque, tanto di cappello, perché gradevole, non un gusto chimico, non troppo speziato. Mi è capitato con dei pasti del Tactical Full Pack che fossero un po' tanto speziati. Ad esempio, mia moglie e mia figlia non le mangiano volentieri. E io le mangio, però magari dopo, nelle ore successive, mi tornano, tendo a fare un po' fatica a digerirle, il gusto mi torna un pochino su. Per concludere, promosse, sono veramente veramente gradevoli. Spero che questa recensione, cucchiaio in mano, del pasto pronto dell'Adventure Menu, nello specifico dello spezzatino delle polpettine di cervo, l'abbiate trovato interessante. E in tal caso mettete like e condividetela. Se volete rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni, iscrivetevi al canale, clic sulla campanella per ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Io intanto sgranocchio ancora qualcos'altro e dopo inizio a pensare come sistemarmi per la notte.